Ciao a tutti da SMT Airsoft, oggi sono qui per farvi portare un nuovo episodio della rubrica del soldato, un po' particolare. Per questo episodio in particolare consiglio l'utilizzo di cuffie perché sentiremo le differenze di un'arma, in questo caso non elettrica, in questo caso in garage per migliorare anche l'audio, l'audio in generale, per te di un'arma ad aria con silenziatore e senza silenziatore. Questo perché? Per farvi capire che il silenziatore nel soft air, anche nel soft air, è di vitale quasi importanza. Quindi ora, se avete le cuffie, attaccatele, se non le avete, alzate il volume al massimo e trasferitevi in un ambiente silenzioso. Silenziatore, distanza 3 metri. Senza silenziatore, stessa distanza. Con silenziatore, senza silenziatore. Allora, spero che tutti quanti voi che avete capito quanto questo semplice tubicino di metallo è fondamentale per un'arma. È vero che ve l'ho fatto sentire con un'arma ad aria, a molla, quindi il suono del motore non c'era. È proprio questo il motivo per cui non ho utilizzato una EA3SG come 416 che non è un M4. Perché di solito gli soft gunner, i principianti, dicono che il silenziatore non funziona perché non attutisce il rumore. È una grandina d'esta cazzata. Perché il rumore che voi sentite vicino all'orecchio non è il rumore che esce poi fuori dalla canna, ma è il rumore prodotto dal motore e dall'ingranaggio all'interno del gearbox, quindi che avete vicino all'orecchio. Il suono che voi sentite davanti al silenziatore che esce dalla punta del vostro fucile è diverso se utilizzate questo tubo o invece se non lo utilizzate. Che cos'è questo? È un silenziatore, un tubo di metallo con all'interno c'è del forno assorbente. Il forno assorbente è di vitale importanza per un silenziatore ben fatto, perché più ce n'è, migliore la sua qualità, migliore sarà la riduzione di rumore da cui che uscirà dalla vostra ESG. Quindi, metallo, diversa lunghezza è la vostra scelta, ovviamente più lungo è, meglio è. Al suo interno il forno assorbente che mettono di solito non è che sia della più incredibile qualità. Quindi sinceramente vi consiglio di fare una cosa del genere. Se utilizzate il silenziatore come aumento della lunghezza della canna interna, inseritici all'interno una molla di quelle che comprate tranquillamente per le vostre SG, per riportarle al jaul, la inserite all'interno del silenziatore, cercate di trovarla a una lunghezza giusta, e intorno alla molla inseriteci del forno assorbente di vostra proprietà, che andate a comprare in qualsiasi brico, fai da te, di qualsiasi città dove siate. Così comprimetelo tantissimo, così funzionerà sicuramente meglio rispetto a un silenziatore comprato out of the box, appunto. Quindi è fondamentale il silenziatore? Avete sentito? La risposta è assolutamente sì. È un categorico sì. Utilizzate i sensatori sempre, su qualsiasi arma SG. Sulle armi da sniper, quindi quelle a molla, è di fondamentale importanza. Senza di questo, scordatevi di usare uno sniper. Letteralmente. Potete metterci silenziale quanto volete, ma comunque il suono che uscirà dalla canna sarà comunque udibile da qualsiasi nemico. Questo è fondamentale importanza. Su un'arma elettrica sì, è importante l'utilizzo del silenziatore, ma di meno perché, ripeto, il rumore principale di un'arma elettrica è quello prodotto dal motorino. E quello, statemi sicuro, che non potrete mai diminuirlo. Mai. Quindi, per rispondere alla vostra domanda, silenziatore sì o no? Comunque, cari ragazzi, con questo ho finito. Recensione molto veloce, molto molto veloce, anzi una guida molto molto veloce, rubrica del soldato. Spero vi piaccia questo video. Se vi piace mettete il pollice in su, iscrivetevi al canale di YouTube, alla pagina di Facebook, commentate se vi piace, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, mettete non mi piace, le solite cose che dice Miguel, no? Quindi, ragazzi, adesso è tutto, adesso vi tiro tutto, al prossimo video. Vabbè. Allora, vado io che è il mio e quindi so già più io le cose qui. Davvero?
solo presenza. Comunque, allora, abbiamo detto che è in plastica. E vi chiederete perché pesa tipo già 4 kg, tipo un MMSR di DM. Vecchio. Cosa sta facendo? Sto stoccando qua il pirulino del cecchino. Questo bello. Questo. Ma ragazzi, fatemi dire queste due cose. Bellissimo, bellissimo, bravo. Se voi trovate i significati, vabbè, tranne e security, nei commenti scrivetelo, cioè, scrivete giallo. E poi e noi ovviamente quando leggeremo i commenti faremo un figo di merda, perché diremo cazzo è sì, vero. Deve tagliare un po' di scene è troppo lunga. Comunque era flash. Scrivetelo nei commenti o anche su Facebook. Ritornando velocemente all'Apple Receiver, che